io non so praticamente niente di politica. L'hai votato, no? Adam Lang, certo. Tutti hanno votato per lui. Non hanno pagato 10 milioni di dollari per questa biografia, ma gli serve un ghostwriter. Si tratta di un'occasione unica per te. Chi è? Sono la sua ombra. Tratto da The Ghostwriter di Richard Harris, L'uomo nell'ombra è forse uno dei migliori film diretti da Roman Polanski. E sicuramente è uno dei migliori film di questa stagione cinematografica. Il film ha una grandissima qualità narrativa, quella di assomigliare un po' al cinema di Alfred Hitchcock, senza però provare a imitarlo e soprattutto senza cercare di fare necessariamente degli omaggi. Il film diretto da Polanski ha un grandissimo cast. Da un lato Ewan McGregor nei panni di un scrittore ombra, ovvero di quelle persone che scrivono le biografie di grandi nomi o le aiutano se non altro a scrivere queste biografie, e dall'altro Pierce Brosnan nei panni di un ex primo ministro inglese che ricorda moltissimo Tony Blair, non solo per la sua collocazione storica ma anche per la sua vicinanza a tematiche come quelle dell'Iraq e dell'Afghanistan. In pratica ormai è uno di noi. Lei pensa? È lei lo scrittore, è diventato un complice. Ha qualcosa da dirmi? Quando questo scrittore, di cui non conosciamo il nome, arriva sull'isola americana dove si è ritirato il politico inglese, trova un'atmosfera molto strana. C'è un romanzo scritto da un altro scrittore fantasma, morto in circostanze un po' misteriose. C'è la moglie del primo ministro col quale lui ha degli evidenti dissapori, e c'è soprattutto un'indagine del Tribunale dei diritti umani dell'AIA che condanna in qualche maniera, o sta per condannare, il primo ministro inglese a reati contro l'umanità.